Gesù nella vita non ti chiede di portare con lui la pesante croce, ma un piccolo pezzo della sua croce, pezzo che si compendia nei dolori umani. Cari amici, pace e bene da questo luogo, da Pietrelcina, da questa chiesa, qui dove Padre Pio ha vissuto la sua infanzia, ai piedi della Madonnella Nostra, così come lui amava chiamarle, così come tutti gli abitanti di Pietrelcina la chiamano, la Madonnella Nostra. E Padre Pio qui, come dicevo, ha vissuto la sua infanzia, Padre Pio qui ha imparato ad essere devoto ed innamorato della Madonna, di Maria Santissima. Alla scuola di Maria, evidentemente, Padre Pio ha risposto, eccomi, alla chiamata del Signore. Mi piace immaginare, no, che quando Padre Pio, Francesco Forgione, era adolescente, era piccolo, era bambino, veniva qui, in questa chiesa, in questo luogo, accompagnato, si sa, dalla storia, no, dai testimoni, accompagnato dalla mamma, accompagnato dalla nonna, e tutti i giorni, Padre Pio ci dice nelle sue testimonianze, tutti i giorni la nonna e la mamma lo portavano a messa, lo portavano a celebrare l'Eucaristia, evidentemente o qui in questa chiesa o nella chiesetta di Sant'Anna sopra al Rione Castello. Però qui Padre Pio aveva il cuore. Perché? Perché c'era la Madonna, c'era la Madonnella Nostra, e lui costantemente pensava a questo luogo. E penso che anche da sacerdote, perché qui Padre Pio ha celebrato per la prima volta l'Eucaristia, però poi ha celebrato tante altre messe per la sua, lungo il periodo della sua permanenza qui a Pietrelcina, Padre Pio qui realmente nella messa, nella celebrazione eucaristica, Padre Pio ha vissuto il mistero della croce, profondamente. Sappiamo bene perché, perché nella messa riviviamo la passione di Gesù, nella messa riviviamo tutto il dramma della croce, e Padre Pio questo lo viveva sin dai suoi primi giorni di ordinazione sacerdotale, sin dai suoi primi mesi di ordinazione sacerdotale. Padre Pio viveva la messa con tanta intensità, con tanta emozione che si prolungava nel tempo. Sappiamo bene che qui in questa chiesa proprio Padre Pio si dilungava tanto per la celebrazione eucaristica, e i paesani che venivano a messa si lamentavano con il parroco, con Don Salvatore Pannulo, dicevano: noi dobbiamo andare a lavorare nei campi, non possiamo stare ad una messa così lunga. E così Don Salvatore creò questo escamotage, no? Padre Pio celebrava la messa successiva, celebrava da solo, e quindi poteva dilungarsi quanto più possibile nella messa. Perché? Perché Padre Pio viveva il mistero della croce nella Santa Messa, perché Padre Pio nella messa viveva, era crocifisso con Gesù, soprattutto sappiamo dalle testimonianze di alcuni frati che hanno vissuto con lui, soprattutto nel momento della consacrazione. Padre Pio nel momento della consacrazione viveva la morte di Gesù, ma non solamente in maniera ideale, in maniera, ecco, come un pensiero, come un ricordo, no, in maniera mistica. In maniera mistica, in maniera spirituale. E dire in maniera mistica, in maniera spirituale, non è meno vero della realtà sensibile, no? Viveva tutto il dramma della sua passione, della passione di Gesù Cristo nel suo corpo e nel suo cuore, nella celebrazione eucaristica. Allora, fratelli miei, in questa giornata, in questo luogo, guardando, no, a Padre Pio durante la Santa Messa, anche noi offriamo il pezzettino della nostra croce, come abbiamo ascoltato dal saluto di Padre Pio. Offriamo anche noi il pezzo della nostra croce quotidiana, unendola alla croce di Gesù. A tutti voi auguro una buona e santa giornata.